siamo qui con Mister Giampaolo Calabrini dopo la vittoria del Napoli 2-0 contro il Giugia per dare l'accesso ai quarti di finale. Abbiamo appena saputo in questo momento che sarà il Verona l'avversario degli Azzurrini ai quarti di finale. Un momento su questa gara che abbiamo visto un avversario che avete già incontrato nel giorno eliminatorio. Sulla gara c'è poco da dire, abbiamo fatto una prestazione secondo me quasi perfetta. Abbiamo preparato la partita in questo modo, una squadra loro molto tecnica, una squadra di grande livello. Noi dovevamo comunque giocare una partita del genere e abbiamo giocato veramente la partita che io pensavo di giocare. Insomma, siamo andati in vantaggio, abbiamo raddoppiato, abbiamo avuto altre palle per poter concretizzare anche 3-0. Loro, non ricordo insomma occasioni da gol da parte loro per poterci mettere in difficoltà. I ragazzi sono stati veramente oggi fantastici e adesso andiamo avanti. Una doppietta per Anastasio, peccato perché il giocatore che ti sì, io mi sono un po' arrabbiato con lui perché quel diagonale se metteva la palla per un compagno andavamo in porta senza problemi, però ci sta in queste situazioni che sul 2-0 mancava pochissimo, il ragazzo galvanizzato dalla grande partita che aveva effettuato potesse calciare per fare 3-0, però non mi sento di rimproverare nessuno oggi, mi sento solo di elogiare questi ragazzi e comunque di elogiare tutti in toto, a partire dallo staff, a partire dai medici che si sono comunque messi a disposizione. Noi lo sapevamo e lo sapete, abbiamo avuto 10, 12, 13 persone influenzate, abbiamo giocato la partita scorsa senza 7 giocatori, oggi Romano, Ferrara, c'era qualcuno ancora che era un po' debilitato, Bifurco che non riusciamo comunque a utilizzarla ancora appieno. Quindi grazie a tutti, al magazziniere, a tutte le persone che comunque hanno contribuito a questa piccola impresa sportiva e adesso ce la giocheremo col Verona, l'abbiamo già affrontati, è una squadra difficile, una squadra rognosa, una squadra tosta, una squadra che comunque rispecchia il carattere del suo allenatore che conosco molto bene. Sarà una partita da giocarsi fino in fondo e comunque da questo momento in poi può succedere di tutto. Io con i ragazzi avevamo coniato il termine di mina vacante, adesso la mina vacante può arrivare da qualunque parte, perché le partite secche comunque alla fine sono così. Vediamo in che condizioni arriveremo, vedremo dove giocheremo. Spero di giocare su un campo che ti permetta di giocare al calcio come è stato oggi, perché la nostra squadra comunque è una squadra che gioca al calcio, non possiamo permetterci di andare a fare la guerra, di giocare a palle lunghe con le altre squadre. Noi siamo una squadra costruita e allenata per giocare la palla a terra e per giocare comunque un gioco propositivo. Siete arrivati alla gara contro gli americani con 8 assenti. Anche oggi c'è da Romano altro di influenza, Bifurco in difficoltà, abbiamo visto è entrato al 90esimo, sono stati utilizzati poco i cambi oggi, nella gara di oggi. La squadra sta bene, come si prepara in vista della gara col Verona? Ma adesso dobbiamo recuperare tante energie, soprattutto nervose. Oggi i cambi purtroppo la squadra stava girando veramente bene, era difficile anche trovare uno da sostituire perché loro non ci mettevano in difficoltà, la squadra era comunque compatta in mezzo al campo, dietro abbiamo rischiato pochissimo, quindi la squadra l'ho lasciata in campo fin quando ho potuto, anche perché comunque Romano era con l'influenza, Cicerello e Mangiapia venivano comunque da situazioni simili, abbiamo cercato di fargli fare qualche minuto a Bifulco e abbiamo messo dentro qualche ragazzo interessante. Questo comunque non deve essere per noi un punto di arrivo, noi adesso vogliamo comunque giocarci la partita al quarto di finale e vedremo che cosa succederà. Di certo abbiamo scritto una pagina importante, però adesso l'appetito viene mangiando e
adesso andiamo avanti, ce la giocheremo, la prepareremo bene comunque, sappiamo chi andiamo ad affrontare, sarà una partita molto ma molto difficile, però ce la giocheremo fino in fondo, fermo restando che abbiamo comunque fatto qualcosa di, che resterà nella storia. Ora lo possiamo dire, questo stadio stava male ai Lazzardini ed è stato sfatato il tabù. Sì, eravamo venuti due volte qui, avevamo perso due volte i rigori, però i ragazzi oggi erano carichi, io questa partita l'avevo preparata veramente puntigliosamente, avevo preso informazioni, sapevamo comunque chi andavamo a affrontare. E devo dire che con i ragazzi abbiamo fatto tutto il possibile, è stata comunque qualcosa di bello perché vedere gioire i ragazzi è sempre, sempre importante, poi dopo è anche un bel segnale per tutto il movimento settore giovanile Napoli, perché arrivare tra le prime 8 a Viareggio in una competizione così importante e giocarsi il quarto di finale credo che comunque sia una cosa importante. Tornando su Anastasio, l'esperimento di collocarlo più avanti da esterno alto ha funzionato, ormai sarà una prassi o pensi di ritornare indietro su questa cifra? Noi dobbiamo tirar fuori il meglio dei ragazzi. Io ho parlato con un ragazzo e il ragazzo ha qualità veramente importanti, gamba, calcio, corsa, fa fatica un po' sulla fase difensiva, allora naturalmente stando un po' più avanti è più agevolato, poi lui comunque è un ragazzo che sa prendere, si sa mettere a disposizione, ha qualche atteggiamento da migliorare, perché sicuramente ha qualche atteggiamento da migliorare, però se si applica e se capisce quello che uno gli spiega e quello che uno vuole da lui, può fare qualunque ruolo, può giocare anche in mezzo al campo, perché ha delle qualità eccezionali. Visto il torneo di Viareggio è un torneo internazionale, però il gioco di solo. Devo dire che questo oggi secondo me è un ottimo campo, anche se era un po' pesante, però il campo era bello. Sicuramente abbiamo giocato su campi non all'altezza, però io mi sento di dire che in qualunque modo e qualunque campo ci venga dato, noi dobbiamo comunque saper giocare su qualunque tipo di situazione, quindi va bene tutto, questa è un'esperienza che ti forgia, un'esperienza che comunque anche con squadre internazionali, con squadre europee, questa era una squadra che magari l'anno prossimo io mi auguro che il Napoli possa arrivare in Champions, magari la rincontreremo la scuola belga nella Yacht League, quindi siamo comunque contenti dell'esperienza che facciamo, a prescindere dal campo che ci sarà, certo siamo contenti se giocassimo sempre su un campo del genere, però va bene così. Contro il Verona sarà un'altra gara dentro tu, ti aspetti una partita un po' più diversa rispetto a quella del girone eliminatorio, quindi magari con più qualità nel gioco, o ti aspetti un'altra battaglia? Ma adesso intanto vediamo dove giocheremo, poi dopo vediamo che tipo di partita verrà fuori, perché se il campo è un campo che non ti permette di giocare la palla, sicuramente sarà una partita maschia, una partita che si giocherà su un po' più sull'aggressività, un po' più sulle palle lunghe, come è stata un po' la partita che abbiamo giocato a Viareggio. Se invece giochiamo su un campo dove ti permette di giocare, secondo me sarà una partita, una bella partita, perché anche loro hanno una buona qualità, hanno davanti veramente due attaccanti molto forti, gli esterni sono bravi, insomma sarà una bella partita. Però adesso ci sto già pensando, io devo dire la verità, però adesso ci godiamo un attimino quello che è successo oggi, perché è stato molto ma molto importante e molto molto bello. I ragazzi lo meritavano, perché eravamo usciti Coppa Italia con la Lazio ai rigori, l'anno scorso a tempo scaduto a Madrid, insomma venivamo da qualche delusione di troppo e invece oggi hanno meritato veramente la ribalta, e è giusto fargli i complimenti perché hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Grazie.